Presto, Sergio Paini, il nostro corrispondente da Mosca, ci ha raccontato con grande precisione, lo ringrazio davvero, la situazione che si è vissuta oggi in Russia di Navalny. Ci parla adesso Roberto Saviano. Prego. Ciao, grazie Roberto. Fabio. Ti ascoltiamo. Grazie. Il tuo editoriale. Eccolo qua. Ciao Filippo. Vorrei farvi vedere alcune immagini che raccontano cosa è accaduto oggi in Russia. Per la seconda settimana consecutiva, decine di migliaia di persone sono scese in piazza da un angolo all'altro della Russia per manifestare a sostegno del dissidente Alexei Navalny, arrestato 2 settimane fa al suo rientro in patria. Non appena è atterrato sul suolo russo, Navalny è stato prelevato dalle forze dell'ordine e sottoposto a un processo farsa in una stazione di polizia, al termine del quale è stato portato in carcere e dovrà rimanere in custodia cautelare per 30 giorni. L'accusa è di aver violato i termini della libertà vigilata in merito a una condanna del 2014 per frode, condanna che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato arbitraria. In pratica, un'accusa costruita per metterlo a tacere, annientarlo politicamente. Ma ciò che è peggio è che il motivo per cui Navalny ha violato la libertà vigilata e che negli ultimi mesi si trovava in Germania per essere curato dopo l'avvelenamento subito in Russia lo scorso agosto. Alexei Navalny è stato avvelenato e con un veleno che non lascia alcun dubbio sulla sua origine. Il Novichok, un agente nervino prodotto in Unione Sovietica negli anni 70 e 80, con cui già in passato sono stati avvelenati personaggi invisi al Cremlino. Che Navalny fosse stato avvelenato si è avuto conferma in Germania, dove era stato trasferito su insistenza della famiglia, dopo che i medici russi invece avevano spiegato il suo malore solo come un calo di zuccheri, qualche problema metabolico. Un'inchiesta giornalistica ha poi svelato che ad avvelenarlo sarebbero stati i servizi di sicurezza russi e lui stesso, quando si è ripreso, è riuscito a far confessare al telefono uno degli agenti che ha partecipato all'operazione, mostrando tra l'altro la fallibilità di un sistema da cui tutti sono terrorizzati. Nel video che sto per mostrarvi, Navalny chiama questo agente dei servizi, finge di essere un assistente del capo del Consiglio di sicurezza russo e si fa relazionare a telefono su come le tracce di veleno siano state cancellate dai suoi vestiti. Так, а что, какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим, чтобы я сообщил? Ну, обработку делали. Что тогда конкретно делали? Объясните. Ну, они обрабатывали раствором, чтобы не это, ну, там, ну, как сказать-то я, ну, обрабатывали, чтобы не это, не было следов, там ничего такого. Le autorità russe ovviamente negano qualsiasi coinvolgimento nell'avvelenamento, solo che, come ha sottolineato anche Amnesty International, il Novichok è un'arma chimica e nel 2017 la Russia aveva dichiarato di aver distrutto le proprie riserve di armi chimiche. Quindi le cose sono due: o il governo russo ha perso il controllo della situazione e lascia che qualcuno smerci armi chimiche sul proprio territorio liberamente, o ha ingannato la comunità internazionale ed è ancora in possesso di armi chimiche letali, che utilizza per tentare di eliminare avversari politici e dissidenti. Navalny è stato arrestato più volte,
Ha già trascorso oltre un anno agli arresti domiciliari e non è nemmeno la prima volta, probabilmente, che tentano di avvelenarlo. Oggi, però, Navalny non è più solo un dissidente, è un leader che porta sul suo corpo i segni dell'opposizione a Putin e che ancora una volta ha deciso di usare il suo corpo come testimonianza. Ha scelto infatti di tornare nel suo paese, di non rimanere in esilio in Germania, dove sarebbe stato sicuramente più tranquillo, ma anche dove Putin avrebbe voluto che rimanesse. Questo gli ha procurato l'ammirazione dei suoi concittadini e non solo. L'ha trasformato in un simbolo. Basti pensare che mentre il suo aereo atterrava a Mosca 2 settimane fa, 500.000 persone seguivano la rotta del suo aereo su un monitoraggio di voli. Una cifra altissima, da evento internazionale straordinario. La vicenda di Navalny ha come sbloccato il popolo russo. Ha fatto esplodere il malcontento che i russi covavano da anni. Putin è in carica, alternativamente come premier o presidente, da più di 21 anni. Sotto il suo governo autoritario, la libertà di espressione e riunione pacifica è stata progressivamente limitata. Chi manifesta sa che da quel momento verrà perseguitato, arrestato, sarà considerato nemico della Russia. Di fronte a tutto questo, la popolazione sembrava come assopita, rassegnata. E invece Navalny ha chiamato alla protesta con un messaggio chiaro. Scendete in piazza, non fatelo per me, ma fatelo per il vostro futuro. Così anche coloro che non si rispecchiano nelle sue idee, che non apprezzano le sue tendenze nazionaliste, che magari non lo voterebbero a una futura elezione, hanno riconosciuto la persecuzione di Putin contro di lui e si sono riversati per strada a protestare per i propri diritti. Si protesta anche nelle città della Siberia, dove il termometro ha raggiunto meno 50 centigradi. Dalla scorsa settimana la polizia ha già arrestato circa 9.000 manifestanti. Tra di loro ci sono moltissimi giovani che non hanno vissuto, cioè che hanno vissuto solo nell'era di Putin. Non hanno mai partecipato a una protesta prima d'ora, la loro prima volta. Putin ha liquidato il caso Navalny come fa un dittatore. Ha detto: se fossimo stati noi ad avvelenarlo, avremmo portato a termine il lavoro. Per lui basta negare, come ha sempre fatto, e le cose sono a posto. Inoltre, Putin tiene sotto scacco l'Europa, perché dipende dal gas russo l'Europa. E quindi lui sa che le rimostranze dell'Unione Europea, che ha chiesto l'immediato rilascio di Navalny, rimarranno probabilmente solo parole. Ma c'è un particolare che svela che Putin è preoccupato questa volta. Non chiama mai Navalny per nome. Si riferisce a lui come al paziente di Berlino, apparentemente per farsi beffa di lui, ma in realtà il suo non nominarlo nasconde la paura di concedergli la dignità di avversario, di dover riconoscere in lui un rivale politico. Quello che spaventa davvero Putin non è che il mondo abbia assistito in diretta all'arresto arbitrario del suo principale oppositore. Non è nemmeno il documentario realizzato da Navalny, che lo accusa di aver ricevuto fondi illeciti con cui si sarebbe costruito una lussuosa villa sul Mar Nero. In pochi giorni quel documentario ha realizzato oltre 100 milioni di visualizzazioni. Quello che spaventa Putin, quello che lo spaventa davvero, sono questi manifestanti che protestano, che usano il loro corpo come mezzo di denuncia, rischiando di essere arrestati, perseguitati. Questo coraggio incarna lo spirito di una frase dello scrittore russo Aleksandr Solženicyn, che da dissidente ha conosciuto la persecuzione sovietica, l'inferno dei Gulag e infine l'esilio. Un petto inerme può resistere anche ai carri armati, se al suo interno batte un cuore degno. Grazie Roberto. Grazie a te Fabio. Grazie a te, alla settimana prossima.